Il 3 gennaio del 1929 è un giorno molto triste per Padre Pio, perché mamma Peppa, come sappiamo, è morta. Ed muore tra le sue braccia proprio quando è alla casa di Maria Pael. Lui non si muove dalla casa dell'americana, così come è ricordata ancora oggi qui a San Giovanni Rotondo. È lì sempre vicino alla mamma. E segue poi il funerale proprio da quella casa, il funerale che si celebra in convento, e poi vede la folla che accompagna la sua mamma al cimitero. Padre Pio, per il troppo dolore, non riesce a tornare in convento. E i testimoni del tempo ricordano la sua prostrazione fisica, il suo stare buttato sul letto a piangere e a dire: mamma mia cara, mammina cara. E qui mi sovviene quando Padre Pio chiama non solo la propria mamma mammina, ma chiama la Madonna anche mammina. La gente e gli amici più intimi si avvicinano, cercano di consolarlo, di metterlo su, come ognuno di noi fa quando un parente, un amico vive un momento doloroso, vive un lutto grave come la perdita di una mamma. Come Padre Pio reagisce? Noi pensiamo che Padre Pio con le sue lacrime ha dimostrato la sua debolezza? Assolutamente no. Sentiamo quello che scrive sempre padre Alessio Parente, e dice che alle parole di incoraggiamento e di rassegnazione che tutti gli facevano perché accettasse la volontà di Dio, Padre Pio si fece serio e disse: queste sono lacrime di amore, nient'altro che di amore. Le lacrime di Padre Pio sono lacrime, ecco, come dice lui stesso, non di una persona debole, anche perché chi piange non è mica debole. Chi piange è umano. Il pianto è il segno di un cuore pienamente umano, anche di un cuore pieno di amore. E in quel caso le lacrime di Padre Pio sono lacrime di amore, perché, ecco, lui alla morte della mamma reagisce con la fede, con la speranza nella resurrezione e con queste lacrime di amore. C'è chi piange, chi versa lacrime, ma chi soffre nel cuore, chi non versa una lacrima ma non soffre di meno di chi invece versa lacrime di amore come Padre Pio. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!